Siamo col mister del Pescia al termine di una partita emozionante, una vittoria importante sul campo del Candeglia. Intanto le sensazioni dopo questo colpo esterno non affatto scontato? No, assolutamente no. Contro una buonissima squadra, devo fare complimenti al Candeglia perché davanti sono veramente, veramente bravi, giovani e molto molto bravi. Noi abbiamo fatto una partita di grande sacrificio, si sapeva che loro erano bravi davanti, quindi si è cercato di chiudersi e ripartire, si è avuto anche un pochino di fortuna oggi sul gol del vantaggio, un rimpallo, però insomma ogni tanto un po' di fortuna non basta mai. Credo però che alla fine, visto anche i tiri in porta, il risultato sia, cioè, si sia meritato di vincere la partita. Manca ancora un match alla fine del campionato, salvezza non ancora matematica, diciamo, però ci siamo quasi, oggi è stato fatto un passo importante, quindi insomma ci siamo quasi, diciamo. Sì, un passo molto molto importante. Noi onestamente siamo venuti qua con l'intenzione di non perdere, perché abbiamo la possibilità di, comunque avevamo la possibilità di giocarci tutto in casa col Capanne. Meglio così, perché ora l'ultima abbiamo le capanne, però ho visto i risultati, visto il Monzomano ha vinto, insomma, 90% siamo fuori, credo. Grazie mister. Grazie.